serbi aderiti a questo sciopero contro la manovra del governo Berlusconi, che colpisce i più deboli e in modo particolare perché vuole cancellare di fatto le date più significative della storia del nostro paese. Il 25 aprile, il 2 giugno, ma anche il 1 maggio, festa internazionale del lavoro. È già gravissimo che l'abbiano solo pensato. Diamo ora la parola a Danilo Cristi, segretario generale della CGIL di Bologna. Voglio ringraziare anche io a tutte e tutti di essere qui oggi. Questa di oggi è davvero la migliore risposta che possiamo dare a tutti quelli che in un modo o in un altro hanno avuto qualcosa da ridire su questo nostro sciopero generale. E siccome siamo gente con la testa dura, perché convinti di stare dalla parte giusta, vorremmo approfittare di questa occasione per spiegare di nuovo le nostre ragioni, soprattutto a quelli che sono distratti o a quelli che continuano a girare la testa dall'altra parte. Forse come non mai, dal dopoguerra ad oggi, il Paese si trova di fronte ad un momento così delicato come quello attuale. Non solo dunque lavoratrici e lavoratori che si vedono colpiti nel reddito e nei diritti, così come in tanti nella stessa sicurezza del proprio posto di lavoro. Non solo dunque i pensionati e le pensionate, davvero troppe persone con pensioni da fame, che si vedono colpiti nelle primarie forme di protezione sociale che ne alleviano la condizione già pesante di fragilità. È l'intero paese che rischia di andare letteralmente alla deriva. Un paese privato di un orizzonte, anche minimo, di sviluppo sia economico che sociale. Visto nel vento,